Ciao a tutti, sono le 11:15 di Io Puccio. Domenica sera. Luca, ma hai messo della salsa? Ma cosa vuoi? Abbiamo deciso di prendere il tugutugu di questo sushi. Delizioso. Non lo so, mi confondo un attimo. Cioè, ma se cosa è una porzione reale? Qua non ci siamo. Come, niente sprechi? Niente sprechi? Di cosa sa? Di cosa vuoi usare? Non lo so, amore. Davvero? Siamo qua. Non parlare. Giusto? Questa domenica. Dopo una settimana. Perché è un periodo un po' particolare. Beh, non te di più. Sì, cioè, di Luca da una settimana. Siamo finalmente venuti da Luca. Scusate. Questa è la nostra parte. Il nostro punto di incontro. Sì, sì. Passo intero. Adesso che è un periodo un po' insomma particolare, ci vediamo quando capita. Andiamo a fare un argomento che così ne discutiamo. Parliamo di Vinted, che è la svolta. Io devo andare dal braccio a dare 10 euro di libri, quando in realtà sono tipo 50 libri, nei metto su Vinted e con 9 libri ci guadagno 90 euro. Che svolta! Chiaramente, essendo che noi abbiamo finito le superiori, tutti i libri delle superiori adesso fanno la muffa. Però, esatto. Non so se conoscete voi spettatori, Vinted è una miniera d'oro perché si possono rivendere i libri a dei prezzi, diciamo, più vantaggiosi rispetto a quelli del braccio. La scuola, bastardi, perché non si può dire in un altro modo, hanno cambiato tutte le edizioni dei libri. Ma non è che decide. Tutte! No, perché, cioè, i libri che non ho venduto a quella ragazza di scuola, alla fine li ho venduti su Vinted, quindi non è solo la nostra scuola, decide che doveva cambiare le edizioni. Allora, io devo dire che ho iniziato a vendere su Vinted molto tardi. Infatti ho venduto tipo 6 libri. Ma io ho venduto i 9 e messi su a luglio. E io a fine agosto. Penso che venduti anche io tipo 6. Iniziato. Però ho capito che è Vinted della svolta. Mm-hmm. Quindi vorrei vendere anche altro. Non so cosa, però. Io sono il primo che ha iniziato a vendere su Vinted. Io quindi ho venduto più, diciamo, più esperienza, anche più recensioni, quindi può essere anche per questo che la gente pensa che si può fidare di Magistro. Ma anche se ha delle recensioni non molto positive. Sono più opinioni. Gli insulti. No, io ho tutte 5 stelle, tranne una che mi dice ottimo. Ma scusa, mettere 5 stelle, non 4, ma perché? Più altro per me. Cioè, non ho mai aperto niente. A parte perché non sapevo cosa caricare, ma proprio sbasti di andare in posta. E poi dipende, se ci vai in buoni orari. Non c'è nessuno, cioè ci metti effettivamente 2 secondi. Se vai in un orario in cui ci sono i vecchi pensionati che non hanno nulla da fare la mattina e quindi decidono di passare la loro mattina in posta, è un po'. No, io invece vado. Un po' lunga. Vado a un bar che fa cioè, un punto di ritiro. Prendo tutto, 5 minuti arrivo, dico buongiorno, arrivederci. In 5 ci sono a casa. Gli unici punti poste che abbiamo noi già delle poste sono proprio le poste. Quelle per intendere. Le poste, sì, proprio l'ufficio postale delle poste italiane. Mm-hmm. E lì io ho i miei peggiori esperienze. Tipo una volta io avevo portato un pacco che erano 3 libri insieme. Vabbè, lì non è neanche colpa loro. Vabbè, praticamente sull'etichetta di spedizione del pacco c'era scritto che sarebbero pesati. Perché tu hai ancora costato sushi? Sto pensando dove andare. C'era scritto che il pacco intero doveva pesare, diciamo, intorno ai 2 kg, e io porta il pacco, perché era anche grande, vicino alla bilancia, dici, sopra la bilancia, lo pesa, e alla fine pesava tipo 4 kg e mezzo, e, diciamo, non è il massimo. Vabbè, no, io al punto di ritiro avevo un po' paura, che ho detto minimo, lo pesano, e avevo preso quello di italiano. Sei di quarta che di quinta, ho messo tipo che doveva pesare 1 kg. Però l'hanno ritirato, non mi ha dato niente, sono arrivati oggi tra l'altro. Comunque non me l'hanno fatto spedire quello lì che pesava 4 kg in quel punto delle poste lì, e perché mi ha detto che dovevo far rigenerare l'etichetta. Solo che chiaramente avevo voglia di far rigenerare l'etichetta. No. E quindi sono andato in un altro ufficio postale e mi hanno spedito senza pesarlo. Effettivamente non so come potessi fare, perché dovrebbe pagare in più. Comunque non è male questo sushi per essere l'avanzo del ristorante. Yeah. Non è male. Io dopo questo mi mando un altro pezzo di pane. Fai come vuoi. Io adesso lo metto in ordine in base a come voglio mangiare. Comunque mi sa che devi fare un po' di pane. Intanto voi ne avevate di più di me. E di uno. E quindi siete storti. Allora, anche perché per ora ho pagato solo io. No, io ho pagato in te. Testimone tutti voi.
1,80 euro contro 15 euro di roba. Quello più... indebitato sono io. Che io sto prendendo la casa, sto prendendo la casa. Sì, vabbè. Allora, non è tua. La offre la figlia. Solo lei. Proposta, andare a Cardano. No, perché non piace nelle allora, però devo dire, ti devo dire, Valencia mi ha un po' sbloccato quando siamo andati a Luna Park. Però, no, cioè, se fate tipo l'obbligo in quella lì, no. Dai, io vado lì, quello tu imposta, cioè, cosa vuoi fare? I corsari? Ma mi sa che tanto volte i corsari non mi piacciono. Ma per cosa mi fanno paura, mi fanno male allo stucco. Ma è lo stesso. È vero, è presente quando scendi di botto. Che senti la sensazione qua? Abbiamo fatto quello che voglio sotto le palle. Io sento la morte nel joint. Ma perché poi, secondo me, è lo stare in comunità. Poi ero in mezzo, quindi mi sentivo protetta, schiacciata, perché quando il coso pendeva, io andavo addosso, anche perché era fatto andava addosso, quindi cioè, mi sentivo... Io volevo fare quello lì che andava su, e poi si voglia, ma adesso non volevo farlo con me, quindi niente. Un altro topic. Facciamo, allora, treno per arrivare a Milano. Allora. Sai che mio fratello lo prende dallo stato e poi prende la metro. Ma no, sapete che l'altro giorno, ieri, l'hai reato. Allora, io non capisco, non ho capito le dinamiche. Perché? Enrico, che è la fermata dove io vado all'università. Sì, però più che altro, ne ha reato un merci, che è andato addosso un altro merci, che ha lanciato un container. Ma c'è finito il container quella parte, non ho capito. Non so perché che... in mezzo c'era comunque un parcheggio. Ha fatto un saltino. Cioè, ha volato sopra il parcheggio. No, boh, non ho sentito questo. Perché ero minorca. Sai che l'altro giorno Emma che mi manda TikTok di mia madre che cantava con Alvaro Soler a Palma. No, ma è la stessa città. E mi fa, perché non hai incontrato i bacci? Io sono sull'altra isola. Ma non mi ricordavo dove fossi andata, sono tutte uguali. Mallorca, Minorca. Stamattina, allora fate conto, ve lo racconto. Mi sono svegliata alle 5 perché c'era il pulmino che ci portava in aeroporto. Anche se avevamo il volo tipo alle 8:50, non so perché, ci hanno fatto svegliare alle 5. E nel senso che con noi, dato che è fine stagione, doveva venire un'animatrice del villaggio. Cioè mi dispiace la poverina, ma cazzo, cioè poi metterti a piangere alle 6 del mattino sul pullman che io voglio dormire. No. Poi era proprio diretta a me. Era con un altro animatore che la stava accompagnando in aeroporto. Ma perché non voleva andarsene? E beh, andava tutta l'estate. Io sarei contento. Ah, non vuoi che te lo versi? Non vuoi che te lo versi? Vabbè, e niente, quindi cioè mi dispiace, scena molto commovente, ma io volevo dormire. Sai chi potrebbe farlo? Cosa? Possiamo dirlo. Se facessi 3 mesi o di più, comunque. Cioè, con delle persone che poi so che non rivedo mai più perché comunque arrivo tutti da parti diverse di Italia. Anche io piangerei. Ma non alle 6 del mattino. Sarà prima. Sarà prima, la mattina prima. Primo di via. Vabbè, e invece... Ma basta, sono 4 pezzi di luce. 6. Ieri sono andato in bici. A casa di Giorgia, che è la nostra, che ha invitato me e altra gente. Ho fatto il secondo buco qua. Tu lo sai che ho fatto un quarto? No. Dico. Io voglio fare un quarto qua. E il terzo qua. Comunque dicevo, sono andato a casa di Giorgia, Zava, questa nostra amica che ci ha invitato a cena, e non mi sono accorto che la ruota davanti della bici si è bucata. E mi sono accorto al ritorno, perché vedevo che facevo tanta fatica e la bici faceva un rumore strano, perché poi avevo le cuffie. Quindi poi le sono tolte, ho visto, ho sentito e vedo la ruota che rumore è tutta schiacciata sul terreno, ho detto cazzo. Quindi ci ho messo più tempo, ero da casa stanco. Comunque, dovremmo parlare dei piercing in generale. Allora, voi avete qualche piercing che vi vorreste fare in questo momento? Io? A mio interno. Voglio farmi il piercing, ma non me ne dico. E sai che mio papà sembra essere abbastanza d'accordo. Cioè, penso che non gli piaccia come piercing, però lui stesso ha ammesso che dopo il set ormai... Ormai, esatto, cioè ormai... ha superato questa tragedia, qua. Ormai scuola bassa. Perché l'altro giorno mi ha proprio detto, quindi quando vai a farti il piercing a Lomenico? E mi ha chiesto con chi vado, gli ho detto ovviamente con Luca. Vabbè, no. Mi sento esplosa, se posso dire. Sono andata
che adesso ho un problema perché ricomincio hip hop e ho paura che mi dia fastidio. Cioè, che è il primo periodo, Penso che lo farò settimana prossima. Non la scuola si sedeva in questo modo. Secondo me devi farlo dopo l'esame perché si sedeva proprio in questo modo. Sì, ho. Ma per tanto ce l'ho venerdì. Infatti, lo faccio settimana prossima. Perché questa settimana ho ben. Troppe cose da fare. Ho ben 6 ore di pop. E quindi non mi sembra il caso perché, cioè, dovrei muovermi. Ho chiesto qui a una nostra amica. Nonché Marta Martinez. Dei pareri. Ciao Marta, non penso che l'ultima persona che si metteva a vedere io comunque. Dei pareri, e lei mi ha detto che effettivamente un po'. Cioè, ma me lo immaginavo che dava fastidio, però insomma. Boh, sinceramente in questo momento non ho altri pezzi che voglio fare. Sì. Ma vuoi farsi i pezzi nei capezzi? Non so se si metteva di più. Io vorrei finire la mia collezione di orecchini. Poi un po'. Ne ho 6. 4. Volevo fare questo qua, l'altro giorno mi fa no, hai un inizio di infezione, io mi rifiuto di fartelo, giustamente. Allora, adesso non facciamo nomi, però praticamente io e Emma siamo andati in questo posto che, oltre a fare tutto con la pistola, che già lì Red Flag dovresti scappare. Io non sono scappato. Praticamente, cioè non so se, io non ho mai visto quella tizia che lavava la pistola che utilizza. Però la mia, quella che ho usato con me è diversa da quella che ho usato con Luca. Cioè la mia è la mia. E ci mancherebbe solo, io non l'avevo avuto malattie. Cioè, grazie. Perché siamo andati in farmacia. In farmacia ci hanno detto prendete l'appuntamento, se sì, ciao. Io sono uscita e ho detto cosa vuoi fare? Vuoi andare a... Lui senza di non devi dire nomi. Censuriamo. E li facciamo. Sì. Cosa vuoi fare? Andare in questo andare. Posto? E lui senza di venire a prendere il tappo. Tu non hai detto niente, hai iniziato a camminare. E poi ha scritto Emma mi ha obbligata a fare. Io non ho fatto niente. Ho detto, se non lo faccio adesso poi non lo faccio più. Ed era già da mesi che volevo farlo, quindi ho detto, senti, a questo punto andiamo, cazzo, non è che c'è tutta la vita a spiegare. Tornando al discorso precedente, sì, voglio farne ancora minimo 2, allora, 2 helix qua. Poi questo, lui mi ci sta col concio. Ma troppo male. No, ma poi piccolo, cioè. Ma secondo me fa meno male delle helix. Qua fa troppo male. Già io qua al quarto non ha fatto male farlo, ma minchia dormire. Non riesco a appoggiare l'orecchio. Però ce l'hai dentro. Perché all'inizio di me. Ma perché la parte che mi si appoggia del quando dormo sul cuscino è questa parte qua, fa un male, cavolo. Ma se vedo qua nelle orecchie dove non dormi. Perché guardavo un po' ti si addormenta il collo quando dormo. No, ragazzi, no. Io ecco. Aiuto. Topic del dormire, io mi addormento in un punto mi sveglio esattamente in quella condizione. Ma non è tanto io. Molte volte. Da addormentarmi che magari mi metto a letto alle 10, ma poi mi addormento alle 1, non è che so sempre la sera. Vabbè, ok. Vabbè, sapete che avevo le mie sorelle dove dormivo prima. Praticamente qua c'è il muro, qua c'è il letto. Praticamente mettevo sempre quella faccia attaccata al muro tipo così. Perché mi piaceva la sensazione. Un giorno mi sono ritrovato che avevo tipo la gamba fuori dal letto. Questa gamba, perché era dall'altra parte proprio, girato tutta l'altra parte con la gamba fuori dal letto. Però io infatti io mi muovo tantissimo quando dormo. Ma io non quando dormo, proprio quando sono sveglio. Cioè, ma che. Spesso che magari mi metto a letto. Non so, anche prima, tipo alle 9 io mi metto a letto. Vabbè, sai che faccio così. E poi non riesco a trovare una posizione comoda e quindi inizio a girare finché non trovo una posizione in cui dico ok, sì, così posso, sono abbastanza comoda da poter dormire. Ma poi va di schiena, io sono parecchia cazzo. Io ogni tanto mi risveglio, mi è capitato che mi svegliavo tipo con le gambe, cioè così, cioè sdraiata, tipo questo è il mio ginocchio, così. Tipo parto, tipo visita... No, vabbè, chiude, cioè, no. Fai a dormire con le gambe piegate? Ah, no, perché ti sveglio così non è che non c'è. Secondo me perché fai dei sogni un po' particolari. No, ne assicuro. No, e dopo questo. Ma poi il mio problema è che io dormo sempre pancia in giù. Uno fa male la schiena, due quando avrò il piercing non mi conosco. Ti tagli la panza. Io mi sono detto, io faccio. Mi sono detto che non dovete assolutamente dormire in questa posizione. È ovvio, perché la tua schiena è così e tu. Cioè, se ti metti di faccia fai. Infatti la scoliosi ce l'ho già, non è che può venire qualcosa di più. Ma anch'io ho già male alla schiena. Cioè, se io tipo sto piegata così per 2 minuti, poi mi stendo e mi fa male dietro. E poi in questo momento si scrocchia tutto. Aspetta. Ah, io scrocchio sempre tantissimo. Io scrocchio sempre qualsiasi cosa, infatti mia mamma mi dice, ma tu sei. Io voglio andare dall'osteopata perché c'è cioè, un po' più. Da quando sono tornato dalla lotta con gli scout, praticamente avevo uno zaino molto strano perché, vabbè, il peso non era uniformemente distribuito nello zaino. E quindi si appoggiava molto sulla parte superiore, quindi sul cipolle, che erano tanto vicini al collo, quindi praticamente mi schiavano al collo e si avevano il collo un po' così. Quindi ma tuttora
No, questo non dovresti fare. Perché mi fanno male, cazzo. Mm-hmm. Tanto mi... capito. Comunque, sono stato una settimana con sto cacchio di zaino che mi spaccava la schiena. Anche quando vado in cammino, il primo zaino si è rotto. Cioè, si è proprio sfasciato, non so se ve l'ho mai detto. No. Si è rotto la... pelle, sì. Se ne è rotta una, proprio se si è aperta, se si è strappata, perché era uno zaino vecchissimo di mio zio, era una quasi totola. Non andavo. E poi ho comprato questo dai cinesi. E una ventina di euro contrappati da mia zia. E il problema è che si è rotto tipo dopo 4-5 giorni, mancavano ancora due tappe del cammino. Ed ero sempre lì a tenere, cioè avevo fatto sto nodo, il problema è che il nodo aveva fatto sì che lo zaino stesse in questa maniera. Quindi ti stava un po'... Quindi eri facendo il cammino. Avevo un mal di schiena, camminavo di chilometri. Poi io sono un sacco di mal di schiena, tipo quando cammino. Cioè, nel senso, quando tipo anche le zone, ma anche a scuola, a me faceva malissimo la schiena. I primi anni che c'erano quei cacchio di sgravelli, di merda, che guarda. Io l'ho fatto anche in quinta. Ma poi in ore che... Italiano sì. Matematica sullo sgravello, ma perché la nostra scuola un giorno abbia deciso di usare... Scuola, diciamo. Esatto. Abbiamo deciso di comprare 200 miliardi di sgabelli perché era un artistico e quindi subito l'artista ha bisogno di muoversi. No, l'artista bisogna essere comodo. Infatti non dovevamo a rubarli. Un conto mettere tipo nelle ali di plastica, secondo me aveva senso. In fondo sei in quella postazione, ma sono tre aule. E poi vabbè, le aule di plastica avevi anche. Lavori così, ma lavori così. Esatto. Pensate... Generalmente. Cioè, anche i disegni li facevi con il... Sì. Come si chiama? Le cose, come si chiama? Le pure progettate, intanto. Il cavalletto. Cioè, pensate a me, io sono già una persona storta, che di base, cioè, anche con lo schienale, io sto così, cioè, sì. Con lo sgabello stavo ancora più piegata. Poi, a disegnare, così, poi, che non esatto, vedi. Esatto, perché ovviamente le finestre sono ventose, e quindi la luce non arriva. Sì, è così il nostro cuore. Praticamente, lì, a disegnare così, non mettevi niente, tre ore, perché durano tre ore, Se hai invece se andava bene tre ore, se invece hai il pomeriggio lungo ti mettono sei ore. Sì, però di solito capitava che tre ore ero sulla sedia e tre no, ore io sulla la mia aula di scenografia era quella, però almeno nella scenografia l'ultimo anno erano solo sedie, invece ero in quarto 18, 17 sono tutte belli. Perché anche perché i banchi sono alti, quindi le sedie normali sono troppo basse. No, in terza e in quarta quando andavamo quelle di corse, le lotte per avere la sedia. In terza noi quando avevamo il pomeriggio, praticamente andavamo, cioè quando fai il pomeriggio la scuola è vuota praticamente. I capelli? Avevamo tipo una roba di capelli. Stavo parlando. Sì, boh, quel che vuoi. Andavamo a rubare le sedie all'altra classe, cioè. Poi chi se ne frega la sedia. Oh no. Io ho un bel aneddoto sui cavalletti. Sì, l'ho progettato uno. No. Schifo, siamo dovuti andare a chiedere alle nostre prof del biennio delle dei consigli, è stato molto imbarazzante. Io sono andata a fare. Guarda roba. Perché questa crisi, insomma, marcia. Io in quarta avevo fatto PCTO al teatro sociale, che è tipo 100 metri dal liceo. E ci servivano forse, ce ne servivano tipo 16 di cavalletti, una ventina di cavalletti. E la prof... Le noccioli, spero. Adesso faccio un morso e ci sono tre noccioli. La prof, quella bionda, è andata andare a chiedere al prof del biennio pelato i cavalletti. E si era incazzato tantissimo. Quindi quando gli siamo portati indietro, la prof bionda aveva ben pensato di... La bionda era quella anche lei, quella un po' sbalvolata. Okay. Ha detto, ma perché non prendiamo tutti i cavalletti, troviamo la sua macchina e ci ricordiamo la macchina? Però si è trattenuta, però... Mi sembrava la io so che macchina ha lui. È una Cascine, quella che è con la cucca, io non so nemmeno dire. Marrone, gigante, un SUV proprio grande quanto il tasco. E il parcheggio era sempre il parcheggio del mercato. Infatti, quando andavo a prendere il pullman, ogni volta si chiamava di tirarmi sotto perché passava esattamente lì per uscire dal parcheggio per andare alla fermata del pullman. Quindi lo vedevo così, con lo stesso sguardo. Ma si era sempre arrabbiato. Infatti, si era arrabbiato tantissimo per questi cavalletti, che tanto non li usa mai nessuno. Io in 5 anni non li ho mai usati. In plastica io li usavo. Trovavo uno. Così, sì.
solo tu, perché quella, non è vero, voglio provare questa experience, secondo me. Io più comodo, sinceramente, sì, problemi. Ma come, io non capisco, non capisco come, cioè, come, fa, come si fa a disegnare in verticale? So, ma soprattutto c'è disegni tecnici, gli architetti come fanno a disegnare? Adesso spiegate. Gli architetti usano AutoCAD e basta, nel presente. Ma sono gli architetti. Nel passato. Ma cioè, sono più quelli figurativo che fanno. No, ma quelli, io mi scrivo. No, non a scuola, in generale, che usano il banco un po' inclinato. Come fate con le squadre? A me le squadre scivolano pure perché sul banco orizzontale. Esistono questi banchi giganti che hanno le cose incorporate. Sì, ho capito, ma cioè non è che dovrei disegnare sempre a quell'altezza. Si rigola. Ecco, sono quelli binari. Cosa devi chiamare questo? Perché sai che sono un architetto? Sì, l'ho visto da tutto. Visto da... Si censurerà questa cosa. Ho pensato questa riga da un 120. Vabbè, perché lui aveva questo banco gigante. Io non voglio sapere cosa ha detto. Porta la Brera che ti serve. Perché io non ce l'avevo a Brera. E dovuto che... Capito, ma non da 120. Sì, oh, magari sì, da che la tipa aveva quella da 60 non bastava. Io ce l'ho da 70, infatti. Ecco, io ce l'ho da 70. Ma che non mi basta? Perché ormai ho dato i fogli. Penso che fossero... Quelli 70. Gli 80 per 60, forse. Ma che formato è? Ma gli 80, so. 70, se, no, no, 70, no, 70, no, 70, 70. Sono sicuro che non erano, erano più di 70, perché la riga da 60 ne copriva parzialmente, cioè, copriva... E secondo me c'erano anche altri 20-30 centimetri liberi. Cioè, fatto sta che avevo un mega foglio, e infatti, cacchio, ho dovuto prendere le misure tutte pensate. Faccio un casino di tempo. Cioè, ci ho messo più tempo a fare la squadratura che a scrivere tutta la storia. Allora, parliamo dell'Accademia di Brera. L'Accademia di Brera ha dei problemi. Ma, sì. Cioè, ma tutti lo sanno. Come cioè, è bello che hai saputo, ma... Ci siamo iscritti diventa... tutti e tre lo stesso. No, a parte questo, è diventato tipo un inside joke proprio anche all'interno dei professori. E quando ho fatto la prima prova, siamo proprio all'Accademia e infatti non ci tornano i conti. È un po' come il liceo artistico Paolo. Allora, prima cosa, prima del flag di Brera. Allora, quando tutta, fai tutta la cosa dell'iscrizione, non ti arriva nessuna mail, non sai. Mi conferma, niente, tipo, non se sei iscritto, no, non sai niente. Ma lì e tenti la fortuna, speri. Esatto, speri, perché se no. Voi per ora siete sicuri che siete iscritti? Chissà se io sono iscritta. Boh, in realtà, allora, se guardi sulla... Sul e tu te ne avevi confermato. Cioè, dovrebbe essere scritto pre-iscritto. Mi devo fare un lottone. Tanto l'hai fatto. L'hai già fatto. Una cosa che mi ha veramente scioccato di Brera, delle prescrizioni di Brera, è stato il fatto che... Devo pagare 85 euro, lei 50. Devo fare il doppio degli esami. Oltre a questo, è stato il fatto di fare il test di cultura generale cartaceo. È una cosa che io assolutamente non mi sarei aspettato. Io non lo sapevo. Io non l'avevo mai preso. Non ho mai detto. Beh. Io non lo sapevo. Ma qui... Ah, fino ad adesso non lo sapevi. No, io non ho fatto quello che mi avete detto. Tu mi hai dato un vocale. No. Sì. Avete mandato un vocale con cui tu dicevi che ti lamentavi delle domande di fotografia e tu non hai fatto le domande di esame. No, dai, un po' le sapevo le domande di esame. Perché sono facili di esame. Fatto sta. Vi spieghiamo. Vi spieghiamo così che si possa capire. È un esame che è composto da 100 domande. 100? 100. Il nostro. Io non lo so. Io non ho 100. Centro. Erano 100 domande di varie tipologie. C'erano sia domande sul teatro, che la scenografia, che la pittura, che la fotografia, che il design. Tutti gli indirizzi che aprirono. Tutte queste cazzate qua. Però chiaramente, tipo, io non sapevo le cose che sapevano i ragazzi di scenografia, come i ragazzi di scenografia non sapevano le cose che sapevo io su fotografia, su videomaking, eccetera, eccetera. Dunque. Vabbè, già stronzata. E poi già non ti dicono il punteggio, quindi tu sai quanto hai fatto. E va, ma tanto che non mi frega un po' niente. Perché comunque molte erano lasciate in bianco, perché cioè erano cose che piuttosto che sbagliarle... No, sì, ma intendono... Cioè, così. Non è tipo che hai un... Un minimo che devi fare. Esatto. Anche dopo quando vieni preso no, cioè non sai quanto hai fatto effettivamente. Cioè quanto è stato appesato poi il test. Io adesso vi dico le mie domande, perché guardo. No, io devo fare E oltre a questo, oltre al fatto che è stato, cioè, colorare benissimo le caselle, perché sennò... Perché... E non puoi cancellarle, non puoi fare niente. Ok, fondamentalmente c'è un software che poi
accosta il tuo, insomma, la tua scheda candidato alla scheda delle risposte e praticamente tu devi annerire in maniera esattamente annerita. Esatto. Annerita il quadretto corrispondente alla risposta che tu vuoi dare sulle 5 opzioni. E non puoi solitamente fare un segno sull'altra casella perché sennò te la dà nulla. Esatto, te la dà. Ma io posso fare prima in matita in caso cambi. No, perché non puoi usare anche la penna. Esclusivamente quella penna, anche questa sia una penna copiativa, tipo quella delle lezioni. Ma cosa dici che era una penna Bic? A me non erano le penne. Da noi erano tipo delle penne che c'erano. Da noi erano delle Bic, proprio perché c'era la scatola delle Bic. Allora, stanzata, se non ho preso qualcosa, ho le rimanenze di anni, anni di accademia, va bene, non sarei sorpreso in entrambi gli scenari. Io se si apre, se funzionasse il sito di no, prima. E poi non puoi scrivere, a parte vabbè, ovviamente sul foglio delle risposte, nemmeno su quello delle domande. Che dici? Solo sul retro delle istruzioni. Che dici? Mi segno tutte le risposte, poi le riguardo e le metto in bella. No, non si può. Non si può. E invece bisogna essere attento a non azzeccare la domanda, cioè ti vuol dire... Che so, la 33, cioè proprio la figlia giusta. Esatto, infatti Marta ha sbagliato. Davvero? Sì, perché ha risposto alla domanda prima. Ma quanti? Cioè tipo fa che voleva rispondere alla 22, ne ha risposto alla 21, con la risposta alla 22. Vabbè, cioè noi eravamo sulle mie categorie. Ma eravamo appiccicatissimi, cioè, quella cosa qua, davanti così, però il testo è uguale per tutti. Però è difficile, è molto difficile copiare. Uno perché ci sono i prof che girano proprio così. Due, perché cattivo, cioè tu vedi un foglio con solo quadratini, quindi è anche difficile capire tipo che so, mi serve la 22, come fai a trovarla su quella dell'altra. Ma c'era Pablo che è riuscito a copiare. Pablo è un personaggio. Io volevo dire quante sono le mie domande. No, invece visto che sono l'unica spiegata che fa una vorrebbe fare un corso da 5 anni. Cazzo di due. Pensavo. Vabbè, ho sentato domande, io ho sentato domande più pari, perché 40 sono. Ma perché sono più della stessa cosa, ce ne avevamo. Cioè, sono più o meno nello stesso argomento. Allora, io ho 20 di storia dell'arte, 10 tra chimica, biologia e fisica, 10 in inglese. E 20 del profilo che ho scelto. Però esiste questo sito che è come quello di medicina in cui ci sono fondamentalmente le domande possibili. E sono 500. Troppo. Che cosa hai lanciato? Ma quanto è bello stare a casa da scuola e prendere in giro i propri capelli. Giro. Tu non prendi in giro tutto quello che tu sei. Io vado ogni mattina, mi sveglio, vado a mio fratello. Il giorno prima che l'avesse avrebbe iniziato la scuola ho detto che domani si va a scuola. È vero. Io mi va qua. Io e mio papà siamo andati in camera di mio fratello e ho iniziato pepepe. Questo è proprio un bastardo. Che scemo. Io tutto il giorno ti dico a mio fratello, papà, domani ti svegli presto. Perché aveva fatto le superiori che io mi svegliavo alle 6.35, mio fratello tipo alle 7.20 si svegliava, dopo 5 minuti prendeva la moto ed era già a scuola. Cioè lui tipo partiva di casa alle 7.50 per arrivare via alle 8. Adesso che prende il treno ad andare fino a Milano, deve svegliarsi molto presto. Tutto il giorno che lo prendo in giro e lui mi minaccia dicendo che mi sveglierà domani mattina, ma mi giro d'altra parte e mi rimetto a dormire. Dai, se non mi ammettono io vado, mando il curriculum. Io vado a lavorare per forza. Pensavo ai miei ex. No. Tu che devi fare dei corsi che tu non vedi tanto male che io aspetto un anno e riprovo il testo. Sì, e poi... Tipo devi aver fatto uno o più anni, tipo di un lavoro che sei a contatto con la gente. Oh, il 24 settembre c'ho l'esame della lampa, se vuoi andare a farlo. Dai, fa lo stesso. Tranquilla, sono passata io. Se no c'è anche... Ho vinto la borsa di studio. Se no c'è perché mi è arrivata oggi la pubblicità della lampa 18 e 24 e invece 16 e 26 online. Sì, no, perché online devi pagare. Ma forse non si paga tutto il resto? Infatti, cioè, se non per iscrivere hai i due rati. Ho capito, ma io per iscrivermi devo dare lo stipendio di mia mamma fondamentalmente. Ma perché diciamo che il calcolo del NAB è un po' una cagata, cioè come ti calcolano quanto devi spendere? Perché cioè, io davvero qui viene una fascia altissima, ma non ho effettivamente quei soldi, cioè, perché se conti tutte le proprietà, essendo i miei separati. Ovviamente hanno due proprietà, cioè, e non una. Ma alla fine più o meno ho fatto il calcolo anch'io, il problema è che i miei genitori separati, cioè loro non sanno, cioè
Vabbè, sì, ma non un po' diverso, perché forse no, non conta solo un mese lo stesso. No, perché io risulto... Che non sono sposata. Io sono affidata. Appunto. Io sono affidata a mia mamma, però mio padre finalmente è presente. Perché i miei stanno insieme, ma non vivono comunque nella stessa vabbè, casa. Vabbè, ma quanto è il tuo, cioè, in che fascia cadresti? Fai conto che io risulto con tre case. Vedi che non ha senso, perché poi in realtà io non mi stavo tenendo povera. Cioè, io non ho tre case. Io non ho tre case, ho due appartamenti che sono uniti, solo che uno risulta di mia mamma e uno risulta di mio papà, più un terzo di una casa di Migiandone. Un terzo. No, 10 metri quadri. C'è una casa grande così. Esatto, cioè più o meno è il mio stesso discorso. Cioè ti cade. Alla fine sì, perché cioè, i miei stanno insieme ma hanno due case. Questa casa è intestata ai miei nomi. Quindi non siamo una casa. Però abbiamo due caldaie. Così paghiamo almeno le bollette se fa. Ma scusami, la mia lettera del mamma sarebbe tipo uno stipendio annuo di mia mamma, cioè capite? Un anno di lavoro. Per 9 mesi di scuola. Esatto. Sì, per. Oh, no, 10 mesi, dai. Sì, ho capito, però insomma. No, diciamo che non era molto il caso. Mm-hmm. Anche perché mi sentirei una merda, cioè, sinceramente. Poi io vorrei usare tutti i miei soldi per la scuola, cioè sì, ok, però avrei altre ambizioni. Andare a Roma. Andare in Corea, ovviamente. Ma devo ancora fare il passaporto per andare a Roma, è un po' più fattibile per ora. Però già non serve, mi sembra che non serve più... Come che si chiama? Fare quello per entrare. Il visto. Non serve più tipo il visto per andare in Corea. Perché hanno fatto tipo un accordo l'italiano. Ma non so se era il visto, no? Però non ti serve più qualcosa. Però serve per entrare in Inghilterra. Sì, qui bastardi. Infatti guarda, io ci vado. Fatemi entrare anche da noi così, per favore. Che non possono entrare. No, no, sai che... A proposito, 10 miliardi di euro. A proposito di Roma, adesso faranno una cosa in cui tu devi pagare per andare a vedere la fondazione dei crepi. Anche 2 euro, Puoi stare lì un quarto d'ora e devi pagare 2 euro. Io sono super d'accordo. Cioè. Allora, per i residenti, cioè dovrebbero essere escluso i residenti, poi magari gli italiani non sconti. Infatti. Però sono super d'accordo perché veramente, cioè, qui io penso alle persone che vivono in quella zona lì, che non riescono a passare per via della Ma poi di gente, pensa anche a tutta la gente. Ma in generale, anche tutta la città di Roma. Sì, ma anche pensa a tutta la gente scema che so, fa una scrittina da qualche parte lì, cioè, comunque se. Se tu guadagni anche nel far entrare la gente, cioè poi i soldi per... No, cioè, perché ovviamente il sistema... Paradossalmente per me... Perché poi normale, io sono super d'accordo. Per me non è normale che, cioè, per un italiano non c'è uno sconto. Mia mamma mi racconta sempre che quando andava all'università lei, tipo, passava tutti i giorni per tagliare la strada nel Duomo di Milano. Adesso per entrare al Duomo di Milano sono 11 cazzo di euro. Cioè, ma in mezzo alla chiesa per... Io passavo in mezzo per tagliare. Ma scusami, ma taglia? Cosa vuol dire tagli? Cioè, vedi che adesso mi taglia uguale? No, forse lateralmente. Perché c'è? Sì. Come se non andavamo a volare la turista. No, mi fa che... No, cioè, lei ci passava tutte le ore sempre. Non si deve entrare una volta, devi pagare 11 euro. Sapete che... Io e Luca, quando siamo andati a Milano l'altro giorno per fare... dovevamo andare in Duomo, cioè dovevamo andare... stavo andando verso Primark e sono passati davanti al Duomo, ovviamente c'erano tutti i turisti, noi eravamo lì così, io non ho bisogno di vederlo perché tanto super gioco, perché noi siamo dei milanisti, noi non siamo dei turisti, quindi non dobbiamo vedere il Duomo. E io ti giuro, magari mi ero dimenticata del Duomo, io volevo soltanto prendere il mio pigiama da che poi allora, perché poi noi non è che siamo scemi, ci siamo messi a vedere su Max c'era. Io andavo disponibile pure diverse taglie, perché poi ho guardato, cioè, c'era pure la 37, cioè sia la 37 38 sia la 40 42. Arriviamo lì. È per me. Arriva lì. Anch'io non Misma. Settimana prossima andate. Tanto settimana prossima andate a fare il passaggio. Io vado da sola, tipo. Ehi, ma vedi. Passa dentro, già che ci sei. Sei venerdì. Allora, Emma ha deciso che vuole raccontare un'altra storia molto interessante, quindi adesso la racconterò. Ma io non ho una storia interessante da raccontare. Ma la storia delle pollici? Guardate la valigia. Ah, allora, eravamo andati in vacanza in Spagna. Vacanza. Vacanza. Era la città, l'unica città che abbiamo fatto in 5 anni di superiori. E siamo andati in Spagna a Barcellona. Siamo andati Allora, dovevamo prendere lei. Io ho detto, vabbè, non mi porta le pollici perché non so se le passano con... Avevamo la valigia, ce l'avevamo o avevamo solo zaino? Io avevo lo zaino, uno pagavi a mano e poi uno che quello lì con i limiti. Quello piccolo, ok. Con i limiti. E quindi non sapeva se passava la... Cioè, a Mapesa sarebbe passata, però al ritorno non sapeva se la forbice mi
sala. E mi serviva per prendere, cioè io ho preso lo scotch delle tette. Io volevo... Che mi serviva? Solo che arrivata lì dico, va bene, come lo taglio adesso? E quindi sono un po' a chiedere in giro. E questa mia compagna inizia con, sì sì ce l'ho io, ce l'ho io, ce l'ho io, dopo in camera ti do le forbici, sì, dopo un po' io la chiamo perché questa qua non arrivava più, dico scusami ma le forbici, sì sì, per un po' te le porto. Sono andata lì, busso in camera sua perché non arrivava più, e mi fa, sì sono rotte, a metà, il valigio. Detto, vabbè, sono entrata in camera mia, poi ho detto, vabbè ma scusami se mi ha presa tutte e due come tu vuoi che modo lo taglio. Mi sono tornata indietro e puoi prestarmi i due pezzettini così magari in qualche modo riesco a fare. Ma sono pericolose, ormai l'ho già buttato. Pericolo. Sono tornata indietro, poi mi richiama e dice se vuoi. Cioè, comunque è passato tipo in 5 minuti, tenetelo in mente. Mi richiama e mi dice se vuoi ho il tagliunghi. Che però ho accettato perché l'ho usato. Ho tagliato e tagliato il coso delle tette, l'ho tagliato lo scotch. Ma fin qui vabbè, poteva sembrare anche abbastanza normale, se... più o meno. Solo che dopo stavo raccontando questa storia ad altre mie compagne di classe e iniziano, ma hai detto no! A me questa compagna è venuta a bussare alla porta perché non mi sono messi delle forbici. Il problema è che poi anche la prof di sostegno mi ha detto anche a me l'ha chiesto se forbici. Stava vittima. Che fa troppo vedere questa storia. Cioè immaginate questa che dice sì sì, di dare perché voleva così tanto darle. Ah no no no, lui mi ha detto dello spazzolino. Allora, sempre questo è un personaggio un po' particolare. Allora, io ho lasciato lo spazzolino a casa e quindi me lo dovevo ricomprare. Cioè ho detto, vabbè me lo ricompro quando sono in giro, vado tipo in un negozietto e me lo compro. E fa, ma questa è sempre questa ragazza qua, fa, ma no, non ti preoccupare, io di solito ne porto due, anzi, questa volta forse ne ho addirittura tre. E dico, una per giorno. Ah, tipo, ok, vedi già la settimana. Esatto. E mi fa, sì, poi te lo do, poi te lo do. Io, sento che di questa non mi fidavo, me lo sono preso lo stesso, però poi ci ha dato a dirglielo e gli ha detto, ok, va bene. Secondo me perché lei non ce l'aveva, cioè, ce n'era uno. Ma come fare? Ma perché tre? Ma che cazzo? Ma che significa? C'è già due, ma che cacchio, tre? Vabbè, dici due, vabbè, metti in casa che uno lo perde. Cade per terra. Vabbè, se uno cade per terra, cioè lo ricopri. E niente. Speriamo che non veda mai questo video. Ma non penso proprio che la blocco, se la vedo. Sai in che materia andava peggio, no? Sì. Per l'indirizzo. No, ma qual è la specifica? Anche. Racconterò la lente della fontana. Praticamente, io e Emma avevamo una prof in comune. Che è fantastica. Di indirizzo, sì, anche l'avevo. E praticamente spesso nelle nostre ore, dato che tipo noi avevamo il lunedì pomeriggio, si metteva a correggere tavole di altre classi, che potevano essere ad esempio i primini, così, che facevano delle tavole un po' di merda. Oppure le tavole barra lavori della loro classe. Ecco, noi facevamo la stessa cosa con le loro. Esatto. Tavole. E praticamente un giorno stavo correggendo queste tavole che dovevano fare un progetto. Dovevamo fare un progetto. Che è quasi design. Dovevano fare qualcosa. Dovevo fare un mobile, ma non mi ricordo. Un progetto di scena. Esatto. E praticamente. Dei sei personaggi in cerca d'autore. Ecco, questa prof inizia un po' a ridere, ma era un po' disperata. Perché ci dice, ragazzi, cioè, voi non avete idea di questa persona che modellino ha fatto. E quindi, cioè, all'inizio ce l'aveva un po' mimato, perché non ce l'aveva lì. E noi abbiamo detto, boh, cioè tipo, però. Un giorno dopo, cioè, avevo portato la scatola con effettivamente tutti i modellini fatti. E quando ce l'ho fatto vedere, era identico a quello che aveva fatto. Cioè, ho preso un foglio, girato così, incollato. No, allora, un foglio, una striscia di foglio. Incollato. A formare un cerchio in queste dimensioni. E poi c'era un bastoncino in mezzo. E quella era la fontana. È stato un progetto così, era per le vacanze di Natale, tipo. Pasqua, quindi Pasqua, giorni a casa esempio, di lavoro. Esatto. Conoscendo quella prof non è che ti lascia, ti lascia tutto il tempo possibile. Appunto, perché fate conto che io in quel nello stesso tempo in cui lei ha fatto quella cosa lì, io ho preso il polistirolo, l'ho aiutato la forma di uno scacco, la pedina dello scacco dei pedoni.
E ho fatto un tavolino, l'ho ricoperto con la carta. La tabellina? No, la carta del giornale. E ci vuole comunque 2-3 giorni prima che si asciughi. E poi ma perché io mi ricordo a che mi mandavi tipo i video le foto. Ci ho messo ore e questa qua ha preso qui. Tutto. Una delle foto che aveva preso una bella sufficienza. Pensa a chi ti ha aiutato. Tutte noi. Che roba di dire. Ma molto bello, guardi. Guardi questo. Cos'è che ti aveva criticato e non mi ricordo? Tu pensa a fare la pedina dello scacco del pedone in ossonometria. Avevi fatto la proiezione ortogonale tipo in un modo, tipo con una concavità. E poi nella sonometria era tutta la concavità. E noi cercavamo di giustificare, ma dicevamo tipo, no, ma guardi, ma in realtà questo pezzo. E questo pezzo diceva, no ragazzi, non mi sbaglio. Era impossibile, cioè, ma... Però tutti era quella migliore, cioè mi spiace, non vorrei fottere i vostri compagni. Ma cazzo, avete una tavola 50, un foglio 50x70, dovete fare 2 disegni. Ma non ti viene in mente di farlo un po' più grande invece di farlo grosso così? E poi lasciano esattamente le stesse critiche che ha fatto. La signora fantastica. Perché dopo 3 anni il pensiero è lo stesso. La lolla. Ma infatti mi aveva fatto i complimenti, mi fa, sei l'unica che ha capito la tavola. Eri davvero l'unica, mi ha pure noi. Ah, e poi mi aveva risultato il titolo. Faceva effettivamente cagare. Perché hai fatto quel pensiero, le hai detto che odio queste cose. Dai, a me aveva fatto i complimenti per l'ultimo modellino, mi fa, sei soddisfatta? Io ho detto no. L'ultimo progetto di Pinta doveva essere tipo la chiusura, no? Cioè la colorazione del percorso. Esatto, il mio l'ultimo progetto è andato una merda perché un prof che non diciamo no, mi ha detto, devo interrogarti all'ultimo. E io non mi aspettavo questa cosa, quindi ho studiato per quella materia. Cioè, non la dirò. E quindi tutto il programma comunque. E quindi io non avevo avuto tempo per fare quella tavola, cioè quel progetto in modo decente, quindi faceva schifissimo. E io mi sono presa i peggio insulti. Sia da una prof che dall'altra prof di indirizzo, perché faceva schifo. Non è quello che. Comunque, a parte questo, niente, però dai, mi sono riscattato un po' l'esame. Dai. Infatti, l'altra prof, quella che era presa in 3 età, mi fa tipo, tu lavoro così in 3 anni. All'esame, mamma mia, è uscita una traccia che... La traccia è della nostra compagna che sta facendo una sessione suppletiva, è brutta. Ma scusami, perché sta già facendo? Che sta facendo adesso? Che traccia? No, giovedì, venerdì e lunedì. Su Fellini. Fellini. Noi regista che abbiamo cercato di fare qui. Che ho vuoto anch'io, non so perché. E italiano, lei l'ha fatta la prima prova. Quindi gliela conta. E manca la seconda, davvero. E sa quanto ha fatto nella prima prova? Ma no, perché non gli ha detto almeno la prima prova? Perché quando è uscito con noi la prima prova e la seconda prova c'era tipo... C'era. Sulla seconda prova c'era scritto proprio assente, sulla prima era barra tipo... E comunque cioè, penso che se non hai entrambe le cose non puoi essere informato del punteggio, cioè perché... O magari proprio perché ci sono dei maghi che noi non sappiamo e che non dobbiamo sapere. E secondo me mi lanciano più sull'orario. Cioè, tipo, vedono le cose scritte e vedono l'orale. Come mio fratello hanno fatto così, perché la loro seconda prova era terribile, cioè nessuno la sapeva fare, nemmeno i professori avevano idea. E quindi ovviamente gli ha dato molto di più all'orale, perché... Se voi entrate, vabbè, tu, ciao, lui è già entrato, spoiler, alla scuola. Vabbè, non quella che vorrei che preso. Vabbè. Se voi... questo video non lo possiamo vedere per un po'. Mesi. Sì, esatto. Aspettiamo almeno 2 settimane, per favore. Esatto, non vorrei lanciarmi la sfiga, quindi non posso... Tocchiamo. Io mi tocco le palle che no. Se voi mai entraste all'università, come andreste a lezione? Cioè, nel senso, io vorrei una borsa. Anch'io, infatti, ah, dici, ho aspettato. No, proprio tipo borsa zaino. Borsa. Io borsa però... Allora... Ah, io sto aspettando, non voglio portare le sfiga, quindi esatto. Non le sto cercando. Esatto. Però vorrei una bella borsa. Sì, con la cena, però dove chiudersi, con la ceniera. Cioè, tipo, non amabile l'altro, amore. Sì, però cacchio, quelle cose non possono essere. Esatto, un po' tipo. Sì, allora. Sì, esatto, anche a me piace un sacco. Però sai cosa, chiare si sporcano. Io avevo azzurrina. Io l'avevo quando no, potrei stancare. A Fabio hanno regalato una borsa da papiri per il PC. E lì praticamente lui va alla Luc, quindi serve il PC. Ce l'ha fatta vedere, tipo verde militare. Però è molto bella, cioè perché comunque tu insomma è una borsa da PC, quindi non sembra una borsa da uscita.
Ed effettivamente secondo me è un po' la svolta se ci pensate, anche perché se alla fine non ci devi mettere, cioè se ci metti il computer, sì, magari un coso di abbonamento, le cuffie e basta. Sì, però dipende, cioè, perché loro non usano i libri, però se noi usiamo anche i libri, sì, sicuro noi avremo altre 300.000 robe da portare. Allora, io so che il primo anno devo fare la parte attiva, cioè, io non so che devo fare studio. Che palle. Lo so, ascoltami, devo portare il certificato che non sono sotto accusa, ma devo fare la visita medica, cioè, questo è... Questi hanno paura che io tocco una roba e esploda, cioè, è vero. Però infatti, se passa, sì, per me è vabbè, ci sta, da una parte ci sta, perché alla fine poi, vabbè, sicuramente non all'inizio, però poi alla fine tu vai a toccare qualcosa di... Ma che è sì, no, infatti quello che dice anche tipo mia mamma, è perché la prima prova, che sarà l'altro sono sbarramento, è quella a crocette. Metti la per esatto, prima, perché alla fine quella teoria, alla fine quella teoria potresti non saperla ora, tra un mese ti esatto, studi tutta la sai. Guarda se l'alunno che sta per andare a toccare delle opere d'arte sa effettivamente disegnare. È la stessa cosa che anche per la mia, per l'altra scuola che ho provato ad entrare. Perché vogliono proprio in maniera tale che si riduca il numero di persone da testare. Ma già siamo iscritti in perché cinque. È molto più facile, cioè molto più facile controllare nella parte grafica, perché anche io ho una sorta di parte grafica nella seconda parte di quella che devo fare. È molto più facile proprio anche da correggere un numero minore di persone. Che non il numero delle persone che sì, sono iniziali conto... che vengono dirette, cioè è esclusivamente per diminuire sì, il numero delle persone. Sì, ma un conto siete voi che siete tipo 200, da, a restauro, 350. A restauro siamo, l'anno scorso sono iscritti in 5, poi mi sono iscritta io. E quindi allora dai. Che senso ha? Ma se a sbarramento, se non lo passi, non lo passi. Magari ti richiamano, cioè magari ti ripescano dalla graduatoria esatto. Passata. Io il giorno che faccio l'esame scritto, l'esame a crocette, già la sera so se sono passato o no. E il giorno dopo l'altro e sei sicura che siete così pochi quest'anno? No, non lo so. E come fanno a sapere l'anno scorso? Cioè... Che l'anno scorso quando sono andata all'Open Day ha detto proprio nel profilo in cui mi sono scritta le ragazze hanno detto per favore iscrivetevi perché sono due anni che c'è questo corso e non si iscrive mai nessuno. L'anno scorso eravamo in 5. Ma furbissima si iscrive quello. Infatti i quadri, poi quello delle statue e poi quello mio, ma quello dopo che hanno presentato i quadri, tipo tre quarti della stanza si è alzata e se n'è andata. Perché è quello che interessa. Vai. Quello che volevo fare, io ero indecisa tra quello dei quadri o quello dei libri, però alla fine ho detto che ci sono anche dei corsi, oltre a, per prendere i, che non sono crediti, forse si crediti. Certo. Sì, ci sono dei corsi extra che possono fare tutti, che sono praticamente... le stesse cose che fai nel profilo, quello dei quadri. E quindi io faccio quello e in più faccio tutti i corsi, scusami. Non sono un genio. E poi così magari, cioè perché ti dà il diploma al corso extra? Cioè tipo un diploma. Mi dà i crediti e mi dà... Beh, però sei formata. Esatto. Lo so, però se non hai qualcosa da presentare... Ma fai capito, ma tanto poi tu hai la laurea in un'altra roba. Esatto. Sì. Il mio esame di laurea mi qualifica subito a diventare... Cioè io posso iniziare subito a lavorare. Mi piace già il giustino, cioè sono in questo piano, sì, io devo andare perché sennò non torno. Andiamo a delle conclusioni, posso dire. E allora, diciamo una cosa che vorremmo dire a noi stessi di un mese fa e che vorremmo che dire a noi stessi tra un mese. Oddio, un mese fa... cosa facciamo? Era Ferragosto. Sei fatto a Ferragosto? Cosa vuol dire Ferragosto? Io sono partito per vacanze in Germania. Niente, fatto. Io però sono in montagna con mio zio. Io non ho fatto niente perché non volevo andare via. Goditi le vacanze perché saranno l'unica che farai quest'estate. L'unico momento di staccamento. E non pensare più ad arrabbiare dell'autorità, anche se ci sto pensando ancora. Lascia perdere. Non stressarti a leggere tutti quei libri. Che tanto. E fra un mese? Com'è andata a Roma? Che adesso me la sono tirata. Come è andata a Roma? Ce la siamo tirata. Vabbè, se non sei passata almeno lavora. Almeno. Spero che ti senta meglio. Dopo aver... è un po' ansia per il test, dico, tra un mese sono già... Decisamente saremo più tranquilli, secondo me. Cioè molto, molto più tranquilli. Ma sì, ma perché il fatto di non sapere... cioè, a me mette ansia di non sapere...
No, cioè non posso prendere decisioni concrete perché non so ancora il mio. No, a me questo problema è che non posso fare niente. Perché io devo essere in palestra, ma se poi mi trasferisco. No, a me è descritto il fatto che adesso non posso prendere scelte. Tipo, voglio prendere un volo, voglio andare a Berlino 2 settimane. Non so quando potrei. Quando posso andare? Magari passo e. Sì. Magari passo e quindi posso decidere, quindi effettivamente. Esatto. Magari non passo e dico, vabbè, mi trasferisco direttamente a Berlino. Oh. È un esempio, io voglio andare a Berlino. Ah, è bellissimo. Oppure dico, vabbè, dai, prendo i biglietti per questo concerto. Ma se non passo, magari mi trasferisco. Magari non posso. Dove mi trasferisco? Io voglio lavorare in Spagna. Non contento di avermi. No, però c'è salario minimo in Spagna, almeno voi. Lavora a Valencia, poi mi ospite di tanto. No, perché c'è Valencia. Chi voglio venire su quel coso con i cubi? Ho i traumi a Valencia, quindi non so se ci torno. Bella città? Mi ci torno un sacco, io ci tornerei sinceramente. Non tipo con i miei genitori, perché mi annoierei. Cioè ci andrei per far festa. Far festa. A me piace. Perché a me le cose da visitare le ho visitate, cioè. Sì, a me piace la discoteca. Uno. Allora, l'altra, a parte il furto. Allora, per me è stato traumatico. Allora, secondo me... Allora, compagnia migliore, ma c'è la serata era più bella l'altra. Da una poi c'era ottima musica. Perché mettevano anche musica italiana, ma anche tipo Rihanna. Non mi sono brava. Sì. Ma non mi sono scatenata. Becca! E invece nell'altra non sono canzoni latinoamericane e spagnole. Oh, ma è reggaeton. Sì, ma invece che dopo 3 ore lì... Sì, erano troppo poche. Erano tutte uguali. Il reggaeton è così. Era un po' noioso. Cioè, ragazzi, quindi non avevo potuto perché il cofano. E a parte quello, poi devo tornare in bicicletta. Era un po' brutta come discoteca. Mio fratello ci è andato e ha detto che non c'erano i vecchi. Quando ci siamo finiti. Sì. Allora, in conclusione, magari faremo una parte 2, un update dei nostri eventi. Tipo, dopo che avremo. Tipo a Natale a questo punto, perché. Le volte che diciamo che dobbiamo fare qualcosa, poi ci mettiamo a sì. Ecco, quindi, non è un addio, non è un ciao, ma è un arrivederci. Addio, addio, amici, addio, noi ci...